una buona notizia. Sono andato ieri a visitarlo, il ragazzo sta bene, è tonico, ha dei problemi alla corda vocale, però reagisce bene. Adesso, come dire, stiamo vicino a tutte le persone che ingiustamente diventano vittime di pochi criminali che però danno molto fastidio alla città. Quindi su questo bisogna lavorare con una grande rete di solidarietà, di impegno civile. Tutti sono molto motivati e carichi e noi staremo vicino a tutte le persone che stanno in difficoltà, come sempre, con un profilo di silenzio senza strumentalizzazioni di nessun tipo.